Nella stanza da pranzo della nonna c'era un armadietto chiuso da uno sportello a vetri, e dentro l'armadietto un pezzo di pelle. Il pezzo era piccolo, ma spesso e coriaceo, con ciuffi di ispidi peli rossicci. Uno spillo arrugginito lo fissava a un cartoncino. Sul cartoncino c'era scritto qualcosa con inchiostro nero sbiadito, ma io ero troppo piccolo allora per leggere. Cos'è questo? Un pezzo di brontosauro. La mamma conosceva i nomi di due animali preistorici, il brontosauro e il mammut. Sapeva che questo non era un mammut. I mammut venivano dalla Siberia. Il brontosauro, come poi ho imparato, era annegato nel diluvio, perché Noè lo aveva giudicato troppo grosso per essere imbarcato sull'arca. Me lo figuravo irsuto, con movimenti pesanti e rumorosi, artigli, zanne e una maligna luce verde negli occhi. A volte irrompeva rovinosamente attraverso il muro della mia camera, svegliandomi di soprassalto. Questo particolare brontosauro era vissuto in Patagonia, regione del Sud America all'estremo limite del mondo. Migliaia di anni prima era caduto in un ghiacciaio, era disceso lungo il fianco di una montagna in una prigione di ghiaccio azzurro ed era arrivato in fondo in perfette condizioni. Qui lo trovò Charlie Millward, il marinaio, cugino della nonna. Charlie Millward era capitano di un mercantile colato a picco all'entrata dello Stretto di Magellano. Scampato al naufragio, si stabilì nelle vicinanze, a Punta Arenas, dove divenne direttore di un cantiere di riparazioni navali. Charlie Millward me lo immaginavo come un dio fra gli uomini, alto, taciturno e forte, con neri favoriti e fieri occhi azzurri. Portava il berretto da marinaio inclinato su un lato e l'orlo degli stivali piegati all'ingiù. Benvenuti al primo episodio di Flashback, la serie di video audio in cui tratterò delle recensioni che ho scritto nel passato su dei libri che ritengo ancora meritevoli di essere letti adesso, quindi una retrospettiva su quello che lessi in passato e che secondo me resta tuttora nella mia mente una lettura valida. Quindi quale libro poteva essere meglio di In Patagonia di Bruce Chatwin? Bruce Chatwin è stata una scoperta dei miei 22 anni, o meglio di quel periodo della mia vita che volgeva 22 anni, e come altre persone in questo frenetico presente ho scoperto Bruce Chatwin attraverso le Moleskine, i famosi taccuini ricoperti di teletta cerata nera che adesso vanno di gran moda, e una moda di cui ammetto di essere assolutamente vittima. A parte il discorso di sentirsi dei grandi scrittori scrivendo su un taccuino, che comunque è un taccuino alla fine. Io penso che gran parte del fascino delle Moleskine sia proprio questa fondazione letteraria, che tra l'altro vede assolutamente Bruce Chatwin come l'ideatore in un certo qual senso delle Moleskine, perché l'editore Modo e Modo, quando nel 98 rifondò la linea di produzione delle Moleskine, si rifece proprio a descrizione di Bruce Chatwin. Ma a parte questo nostro excursus sulle origini delle Moleskine e su come io sono venuto a conoscenza di Bruce Chatwin, forse chi ha posseduto questo taccuino sa che all'interno delle sue pagine c'è il libretto che descrive la storia di Moleskine, e all'epoca, non so se è ancora rivenduto insieme a Moleskine, c'era proprio un brano di Le vie dei canti, che è un altro grande testo di Bruce Chatwin, in cui descriveva appunto le Moleskine. Io mi innamorai di questo brano di Chatwin, tanto che fui incuriosito da recuperare il suo libro più noto. Il suo libro più noto è sicuramente In Patagonia. Un po' è visto come l'atto fondativo della narrativa di viaggio moderna. Che cosa scrivevo di In Patagonia all'epoca in cui lo lessi? Il libro si apre con un ricordo d'infanzia, un'ottima introduzione che spiega i motivi che hanno spinto l'autore a recarsi in un luogo sperduto in capo al mondo. Stupisce subito per la freschezza del linguaggio e uno humor inglese davvero diabolico. Bisogna premettere comunque che Chatwin non è intenzionato a descrivere il suo viaggio, ma piuttosto l'oggetto del viaggio. Se cercate il classico racconto di viaggio dove l'autore descrive solo azioni e sensazioni, In Patagonia non è il libro che fa per voi. Il racconto di viaggio di Chatwin non si esaurisce nella mera descrizione. L'autore comprende bene che un luogo è fatto dalle persone che lo abitano. Sono le storie dei Patagoni, quindi, che si intrecciano al racconto.
Il libro è per metà il racconto del viaggio to Kur, per metà un compendio di aneddoti che uno dopo l'altro costituiscono la storia informale della Patagonia, il suo humus culturale, cui non si può prescindere per comprendere un popolo e quindi il suo territorio. Nelle pagine di Chatwin emergono figure di grandi avventurieri, da Darwin a Butch Cassidy e Sundance Kid. La Patagonia quindi è la frontiera estrema, l'ultimo West, e pertanto il simbolo stesso del viaggio. Il carattere di luogo selvaggio non è reso nella descrizione dei luoghi, seppur non manchino stupende quanto lapidarie descrizioni di paesaggio, ma piuttosto nelle vite di coloro che hanno intrecciato la loro storia con questa terra, nel passato e nel presente. Quando non è l'aneddoto storico a spettare questa funzione, sono i tratti di quotidianità che Chatwin ci offre. Quindi un libro di viaggio assolutamente atipico, forse per essere il libro fondativo della letteratura di viaggio moderna, è probabilmente il libro che meno ricorda un libro di viaggi. Chatwin aveva questo stile molto aneddotico, secondo me è molto piacevole da leggere, però bisogna essere assolutamente consapevoli che si sta leggendo Chatwin, non che si sta leggendo un libro di viaggio. E quindi tenendo ben presente quello che all'epoca scrissi a mente calda sulla lettura di In Patagonia, io invito chi volesse provare l'esperienza di questa lingua limpida, molto precisa e molto tagliente anche, di Bruce Chatwin, di leggere In Patagonia con questa prospettiva, con la prospettiva di Bruce Chatwin, non con l'aspettativa che un lettore ha su un libro di narrativa di viaggio.